Allora, Leonardo, come sta andando? Soprattutto come sta andando anche il tuo campionato? Credo che dopo l'inizio, non so se esagero, sei uno dei migliori esterni del campionato di Serie A, un po' le tue sensazioni. Ma sì, diciamo che la Serie A è un campionato completamente nuovo, tanti di noi siamo al primo anno in questa categoria e ci stiamo impegnando al massimo e stiamo cercando di cogliere quello che ci chiede il mister, di migliorare partita dopo partita. È un campionato difficile, non ti perdonano alla prima occasione e quindi niente, c'è da continuare su questa strada e cercare la prima vittoria che sarà importantissima per noi e per il nostro proseguo. Ciao Leonardo, io ti volevo chiedere una domanda sulla squadra, non su di te. Che giudizio dai della partita contro l'Udinese? Allora, secondo me abbiamo giocato contro una delle squadre più forti del campionato per fisicità, per tecnica, velocità di gioco e il primo tempo mi hanno impressionato e noi siamo rimasti in partita, comunque sia abbiamo fatto questo pareggio che secondo me vale come una vittoria per la squadra che è l'Udinese, quindi ci riteniamo soddisfatti del pareggio ottenuto. Una domanda sulla tattica. Giocando più avanti, voi spesso vi trovate a combattere contro il difensore avversario. Giocando più indietro avete più spazio. Ecco, secondo te è meglio partire da più lontano oppure il ruolo di adesso? Ma facciamo quello che ci chiede il mister, a me piace sia a 3 che a 4, quindi mi metto a completa disposizione. E a 3 uso delle caratteristiche, a 4 gioco in maniera diversa, quindi quello che mi chiede il mister faccio e cerchiamo di svolgerlo nella miglior maniera possibile. Ecco, in questo campionato hai affrontato domenica Udoge, tanti giocatori importanti, Kvaratskhelia dal Napoli. Qual è il giocatore secondo te che ti ha impressionato di più e quale ti ha messo più in difficoltà? Ti dico, secondo me Udogi, lo strapotere fisico che aveva in campo si sentiva tutto, nonostante sia un 2002, ha un potenziale secondo me da grandissimo giocatore. E per il resto ogni domenica e ogni partita c'è un giocatore forte sulla fascia che va affrontato con la massima intelligenza, concentrazione in campo, perché in Serie A sono tutti forti gli avversari. Come vi state preparando per la partita di Salerno? Allora, stiamo preparando nel migliore dei modi, ci stiamo allenando bene, abbiamo iniziato questa settimana con la carica giusta e cercheremo di fare il risultato a Salerno, nonostante sia un campo molto, molto ostico. Ecco, l'anno scorso sei stato uno dei migliori, quindi la promozione passa anche dai tuoi piedi e dal tuo modo di giocare. Il momento in cui la Cremonese ti ha richiamato e quindi hai pensato che potevi giocare in Serie A, ecco, in quel momento lì come ti sei sentito? No, era un'opportunità che andava colta subito. La mia priorità era tornare a Cremona perché abbiamo vinto il campionato, c'era un qualcosa di bello da proseguire, da continuare. Quindi, appena arrivata la chiamata della Cremonese, no, non ci ho pensato due volte, l'ho detto al mio procuratore, andiamo subito e non aspettavo altro, ecco. Ecco, in tutta questa abbiamo parlato del campo, invece dal punto di vista proprio morale, personale, cosa è cambiato da essere giocatore in Serie B a essere un giocatore di Serie A? Proprio anche quali sono i rapporti esterni? Immagino che ci sia un po' di differenza, le accoglienze, gli arrivi negli stadi, insomma, un po' diverso, credo. Ma sicuramente anche noto a Cremona, magari la gente ti saluta, ti incita, ti carica e magari in Serie A c'è quell'occhio in più di riguardo per il calciatore e gli stadi sono stadi sempre pieni, ci sono belle piazze, quindi c'è molta differenza secondo me sotto certi aspetti con la Serie B. E a livello personale comunque la sto affrontando con serenità, cerco di migliorarmi giorno dopo giorno e niente, ecco, questo. Ecco, hai visto nascere e poi sfociare nella promozione il gruppo dell'anno scorso, il gruppo che è stato uno dei segreti, diciamo, dei punti di forza della promozione.
promozione dell'anno scorso. Questo di gruppo come lo vedi dopo un po' di tempo che lavorate assieme? Ci sono tanti ragazzi di tante nazionalità diverse. Allora sì, secondo me il gruppo dell'anno scorso era un gruppo che ha fatto la differenza a lungo andare, ci siamo compattati nei momenti difficili e siamo stati bravi, è stato bravo anche il mister a legarci. Quest'anno siamo tanti ragazzi nuovi, tanti ragazzi stranieri, però veramente un gruppo secondo me eccellente di ragazzi bravi che si mettono a completa disposizione, quindi stiamo cercando di creare il gruppo che secondo me è un aspetto significativo per la salvezza della Cremonese. In una squadra praticamente di mediani come questa, fare il terzino cosa vuol dire? Fare il terzino significa far bene sia la fase difensiva che la fase offensiva come prima cosa. Poi secondo me il terzino moderno in questo momento gli viene richiesto soprattutto il gioco palla a terra come fosse un secondo regista, quindi deve stare sempre nel vivo dell'azione, e quindi tocchi tantissimi palloni, devi essere sempre pronto e limitare il meno possibile gli errori, ecco. Ecco, le ultime due cose ti chiedo un po': qual è il tuo giocatore di riferimento dal punto di vista tattico nel tuo ruolo? E la seconda, quest'anno stai segnando più dell'anno scorso, ti chiedo qual è il tuo obiettivo, se ti sei fissato un obiettivo, se hai fatto qualche scommesso con qualcuno, qualche fantacalciatore, qualcuno fatto allenatore, scusa. Allora, ti dico, il mio modello in questo momento è Alexander Arnold del Liverpool, è un giocatore che amo e che ammiro. E per quanto riguarda il mio obiettivo personale, ti dico, per il momento arrivare a 5 gol sarebbe un traguardo importantissimo e questo, poi cercare di aiutare la squadra il più possibile. Il vero obiettivo è quello comune della Cremonese e dobbiamo remare tutti in quella direzione, ecco.